Buonasera, buonasera, benvenuti a quelli che ci sono già. Una volta per me i primi giorni della settimana significavano solo una cosa: troppo tempo al prossimo weekend. Ora invece non vedo l'ora perché finalmente iniziano le live. Stasera apro così. Buonasera Lisa, grazie mille e grazie a quelli che stanno donando i punti per la sfida della community. Grazie, ciao Ratto, ciao Peter, benvenuti ragazzi. Allora, non sentite altro se non la mia voce in questo momento. Grazie Diana per i punti, perché ho deciso una cosa, che il gioco lo apriamo, lo facciamo partire assieme stasera, non partiamo già con il gioco acceso. Allora, spero che sia stato un bel inizio di settimana. Per me in realtà è stato abbastanza tranquillo, spero che sia stato più o meno lo stesso anche per voi. E niente, allora, come al solito, quando in live devo portare un gioco che per me è molto atteso. Sono sempre molto scalpitante. Infatti, stamattina, tra l'altro, sono rimasta sorpresissima perché la chiave del gioco mi è arrivata in realtà prestissimo. Io pensavo il pomeriggio e invece è arrivata presto. È arrivata stamattina, tipo. E infatti sono andata a lavorare con l'idea della chiave, eccetera, eccetera, pensando, ecco, adesso mi distrarrò perché ho questo pensiero fisso in testa. Fatemi spostare una cosa, però, che non mi piace così. Queste finestre. Tranquillo, dai, oggi è il compleanno della mia mamma e abbiamo fatto un minimo di festa. Oh, auguri, allora, auguri, auguroni, augurissimi, augurissimi. Allora, voi sapete, dal primo momento in cui l'ho visto, questo gioco ha attirato innegabilmente la mia attenzione. Ciao Peccio, ciao, benvenuto, tutto bene? Ha attirato innegabilmente la mia attenzione perché, oltre al fatto che è un Metroidvania, quindi si sposa molto bene con quelli che sono i miei gusti, ha uno stile che è assolutamente particolarissimo. E io sono molto molto curiosa di vedere poi il risultato finale, perché io fondamentalmente faccio sempre così. I giochi che mi interessano molto, alla fine non vado a vedere nulla. Quindi, a parte i trailer che sono stati rilasciati, eccetera, eccetera, quello che ho anche usato poi per fare il reel, io non ho visto nulla di questo gioco. Non so nulla, a parte le cose generali, ok, che ho detto anche a voi, non so nulla. E niente, sono molto 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 curiosa. Tra l'altro, l'artista che ha curato la parte artistica del gioco, io di nuovo vi invito a seguirlo perché secondo me fa dei lavori fuori di testa. E niente, visto che è cominciata la live con qualcuno che ha donato i punti per la sfida di Blasphemous, vi ricordo che attualmente sul canale c'è questa sfida della community, raccolta punti canale per fare una live in Blasphemous 2. Se volete votare con i vostri punti canale, è assolutamente ben accetta la cosa. Allora, io direi che non ho altro da dirvi, nel senso che quello che vi dovevo dire ve l'ho detto. Non c'è molto altro da dire, in effetti, visto che non ho altro da dire col fatto che non conosco altro del gioco, e direi che allora lo avviamo tutti quanti insieme. Dai che servono punti, forza, donate. Ma serve Shebangs. Shebangs fa una marchetta che è spettacolare. Shebangs sembra che minacci la gente addirittura con la lupara. Allora, mi andate attraverso l'acqua, scusate. Facciamo partire questo giuoco. Questo giuoco. Ma intanto ci mettiamo nella finestra giusta, magari. Ok. Così dovremmo essere già tutti a posto. Mi raccomando, con i volumi poi ci mettiamo a posto perché io
Ho semplicemente guardato se andava il gioco e poi via. Tanto sto logo è folle. E a me lo stile. Lisa, mi sono visto la recensione di Gris, sono parecchio incline a giocarmelo. Io è un gioco che consiglio molto, anche se, come ti dicevo proprio in privato, è un gioco. Eccoci qua, eccola qua, Demiurgo. Buonasera, Demiurgo, non si scordi, mi raccomando. Della sfida e dei punti canale per la live di Last of Us 2, non si dimentichi. Allora, partiamo da questa cosa che era già una cosa che avevo visto dai post di Instagram. Questo gioco ha un font, se non sbaglio. Buonasera, Zua-chan! Buonasera, benvenuta e grazie mille per la sub. Ma c'è un apparato di Golgi lassù. Allora, partiamo. È arrivata anche King. Buonasera, buonasera. La campana risuona. E un bus. Un bus. Dio mio. Partiamo dal dire questa cosa. Questo gioco ha dei font, ok? Che sono un po' strani, mi ricordano tantissimo Jest Jack Rabbit, non so se qualcuno lo conosce, un gioco un po' vecchietto. Jest Jack Rabbit ha i font dei menu identici, praticamente. E questo qui me lo ricorda un sacco. Sono due giochi diversi, ovviamente, però Jest Jack Rabbit me lo ricordo tantissimo. Ditemi voi se il volume è troppo alto. Perché io non l'ho modificato, ovviamente. Io lo abbasserei un pelo. Ma appena appena, eh. Non è alto. Ciao, Raffaele. No, è già basso. Ok. Allora io mi fido di voi. Mi fido bene, di voi. Va bene. Io ho messo a posto tutte le, come si dice, le impostazioni, come si dice, grafiche, eccetera, eccetera. E poi ho visto solo che mi sono accertata solamente del fatto che il gioco non avesse problemi. Per il resto non ho visto niente. E c'è un'impostazione, a quanto pare, per, come si dice, semplificare i caratteri. Che è questo. Adesso io non ho problemi, ovviamente. Non penso che li abbiate anche voi, tanto il gioco è tutto in italiano. Se dovessi far fatica a leggere qualcosa, magari sostituiamo un attimo perché. Buonasera Shield Master, buonasera. Se poi alti il volume in game ti mandiamo lettere minatorie anonime. No, ditemelo più che altro perché su YouTube dopo viene un pasticcio tremendo. Buonasera Shield Master, mi raccomando a quelli che sono arrivati adesso, non vi dimenticate dei punti canale per la sfida. In Blasphemous. Cazzo, io lo giocherei anche solo per i font. Tutto ciò è meraviglioso. Ma infatti, io quando l'ho visto, ragazzi, sono andata fuori proprio di testa. Ho detto: ma cos'è sta roba? Cos'è? Cos'è? Ma è proprio, come si dice? È proprio lo stile di quest'artista che è così, è un po' super colorato, con dei toni molto, molto accesi. Va bene, io direi che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Andiamo. Oddio. Super curioso, mi sa che potrebbe essere un bel gioco. Allora, io ho sentito dire. Ah, partiamo proprio subito così. Allora, il nostro personaggio teoricamente ha un nome. Io in questo momento non me lo ricordo, però sul sito ufficiale di Ultros, ciao Shiver, sul sito c'era scritto. Magari poi andiamo a vedere. Ok, ci svegliamo. Io ho scoperto un gioco niente male. Buonasera. Questo è il Metroidvania interamente disegnato. Allora, questo qui
non è proprio, cioè sì, è disegnato, ok? Però non so bene come hanno gestito la cosa. Cioè, questi sono i disegni ufficiali dell'artista, ma non so bene come abbia gestito la cosa. Ma quella che hai è una t-shirt con Absolute Radiance, è la t-shirt di Hollow Knight, che è una delle mie assolutamente preferite. Il gioco Ratchet & Clank. Allora, io ne ho provato solo uno di Ratchet & Clank. Sì, è una delle mie preferite, Shiver. Allora, mi piace tantissimo il movimento. Ok. Questi sono gli oggetti. Questa è la mappa. Allora, ho sentito. Sembra un po' Star-Lord il protagonista. No, a me ricorda qualcuno, ma non mi ricordo chi. Non mi ricordo assolutamente chi. Allora, guardiamo un attimo il menu. Mappa, oggetti. Vabbè, questa sarà l'opzione per tornare al menu. Questi sono altri oggetti. Questi, secondo me, tipo sono i poteri, le abilità. Esatto. Combo. Aggiunge un terzo combo, colpo devastante alla combo normale. Visualizza giardini. I giardini possono essere visualizzati sulla mappa. Non sappiamo ancora cosa siano i giardini, però lo scopriremo. Avvicinati ai nemici da dietro. Ok. Va bene. Allora, così. Ok, questo è il dash. Cioè, io do per scontato che questo sia il dash. Va bene. Madonna, che bello. Allora, chiamatela deformazione. Io, tutte le volte che comincio un Metroidvania, non vado mai da sinistra verso destra, ma torno sempre indietro, a sinistra per vedere se c'è qualcosa. E non resto mai delusa perché tutte le volte c'è qualcosa, che sia un oggetto, una cagà, e qui c'è un oggetto. Opla! C'è un oggetto, ma siamo cascati. Deve essere la combinazione visore che copre la faccia e il cappotto lungo. L'elmo dei nostri eroi sembra lo stesso della tizia che c'era nell'anime Denduo. Funziona anche in alcuni livelli di Crash Bandicoot. No, vi giuro, è una cosa che faccio sempre. Allora, adesso non ce l'avremo mai, il coso. E siamo cascati, va bene. E l'oggetto non l'abbiamo preso. Basta, si ricomincia il gioco. No, non è vero. In realtà, secondo me, era intended questa cosa. Perché? Era intended perché parte il tutorial. Secondo me. Cioè, noi dovevamo andare là. Non so se qua ce la facciamo. Sì, ci attacchiamo. Si attacca in automatico e questa è una cosa che apprezzo molto, come in Blasphemous. Anche perché se io mi dovessi attaccare così da sola sarebbe la fine. Ah, ecco, vi stavo dicendo, ho sentito molte persone che si sono lamentate della scarsa leggibilità della mappa. Vabbè, cioè, secondo me c'è di peggio. C'è di peggio. È che normalmente le mappe dei Metroidvania sono molto schematiche, cioè sono fatte a rettangoli, cubi, cose. Questa è un po' più elaborata, secondo Ah, questo non so se è un nemico o un amico. Non mi fa nulla, quindi do per scontato che è un render in silhouette della mappa originale, meglio così. Allora, io l'apprezzo questa cosa, ci sono persone che la trovano disturbante, perché a lui non mi fa niente, quindi io purtroppo non posso interagire ancora con gli oggetti, quindi mi sa che lui lo devo lasciare stare. Cioè, sto pigiando tutti i tasti per provare, ma non fa nulla.
Oh sì, grande sta cosa. Grande. Ci sono dei giochi nei quali funziona per muoversi solamente lo sticky, scusatemi. Qui puoi usare sia lo sticky sia questo, che è una cosa che io adoro perché con il D-pad puoi fare le cose precise, con quello invece ti muovi normalmente. Grazie, signore. Allora, mi viene da pensare che forse possiamo tornare su. Il D-pad obbligo. Ma non tutti, eh. Oh, c'è la spada. Non tutti ce l'hanno, in realtà, eh. Quindi interagisci. Dio mio. Ecco, già cominciamo. Allora, il font sopra io non lo leggo. Tanto del disordine. Una spada corta relativamente di basso grado, recuperata da un cadavere abbandonato. Emette un mormorio ritmico. Sii paziente, ma non avere mai esitazioni. La citazione a Sekiro. Unrest tanto. Ah, forse hai ragione. Forse hai ragione. Io purtroppo ho dei problemi. Cioè, faccio fatica a leggere alcuni caratteri. Quindi abbiate pazienza se non capirò. Unrest tanto, ci può stare. No, veramente. Hesitation is defeat. È Sekiro. Non so se l'altro ti. Allora, proviamo a tornare dall'altro ti. Oddio. Oh Cristo. Oh, la luce per gli occhi di Marduk. Diamine se fa male. Una platea di una sola persona. Ammira l'ennesimo tentativo fallito di fuggire in grande stile da questo sarcofago. A chi non mette questa feature deve spendere tutto il ricavato che guadagni. Oh yeah, la Madonna! Sembra colpo d'occhio, ma effettivamente non è proprio intuitivo. Sì, non è intuitivissimo, secondo me. Non so cosa bisogna fare, ma il continuum scombussolato qui intorno. Lascia stare. Ascolta, ho bisogno del tuo aiuto. Dammi giusto un attimo per riordinare le idee. Incontriamoci più avanti e ti faccio vedere, ok? Ti spiegherò tutto. Ok, quindi lui è quello che ci guida, in sostanza, va bene. A me la cosa che piace di più di questo personaggio, che tra l'altro è una donna, non sbaglio, o comunque dovrebbe avere delle parvenze femminili nel sito ufficiale, secondo me, se non sbaglio, si rivolgono a lei, con genere, insomma, al femminile. La cosa che mi piace di più sono le. Penso siano lame che ha lei nei gomiti. Mi piacciono veramente un sacco. Sono una cosa fighissima. Scusate che voglio tornare indietro. Voglio vedere se lui riesco ad attaccarlo. Ah, ok. Era fatta apposta. Dovevamo prendere la spada prima. E anche qui. Contrattaccare. Alcuni attacchi nemici possono essere respinti. Usa una scivolata per passare all'altro nemico, poi premi Y per contrattaccare. Ah, ok, salta fuori così. Non ho. Spero. Ah, ok. La Madonna, aia. Oh. Ok, bisogna fare un po' velocemente. Una zona nascosta. Sì, vabbè, ma non si legge niente. Larve di pompom malconce. La parte cerebrale di un pompom. Questa parte del corpo penso un po' della sua potenza a causa dell'approssimativa esecuzione della bestia. Mangia. Ha una buona probabilità di esserlo. Secondo me andando avanti trovi qualcosa che ti sblocchi la lettura. Ho questo presentimento. Guarda, non lo so. Allora, abbiamo scoperto qua la zona. Però. Sì, ok, si può tornare su. Credo, sì. Che bello che facciamo la stellina quando ci muoviamo. Dio dei cervelli. Questi esplodono. Telefonatissima come cosa. Oh no, no! Ma è scivolato giù da solo! Simile a una pasta elastica di farina e zenzero.
Non puoi né scendere né salire. Gran figata. Sì, però scivoli, vedi, va giù da solo. Upla! Bella sta cosa. Allora, per curarmi, LT. Ok. Lascia. Che bello che tutte le cose che premi fanno qualcosa. Quindi questo posto psichedelico hanno la farina e lo zenzero. A quanto pare sì. È per quello che c'è tutto psichedelico. Ottimo, ce l'ho scritto. Non ho capito. Ah, forse non si è attaccata. O forse no, non ci posso andare lì sopra. No, ci posso andare. Sì, vabbè, però. Ok. E ci siamo ritrovati. Allora. Ci siamo ritrovati, secondo me. Allora, qua c'era il tizio, esattamente. Possiamo. So che non so se riesco ad andare su. Ma no. Ha detto poco più avanti. Tempio della maternità. Invece sì, dobbiamo andare su. No, non so bene come, però, perché non ci arriviamo là. Oddio, se tengo pigiato faccio così con la lama. Oddio santo, che bella cosa. No, qua sopra non ci si va. No, mi ha detto più avanti. Samus Moment. Esatto, lo stavo per dire. Ah, sì, io non ho molta familiarità con i. Non puoi spaccare altro nelle stanze prima. Allora vado a vedere se per caso posso farmi largo da qualche altra parte. Che magari non ho visto qualcosa. Oh, ci sta, eh. Allora, i suoni delle armi. Per il momento top. Allora, secondo me qua c'è qualcosa, però, qui. Esatto. Forse dovevamo passare qua. No, no, perché torniamo indietro. O è ancora più su? No, sono sempre qua. Boh. Allora, mi viene da pensare che o se dobbiamo aprire la strada qua, da qualche parte, oppure torniamo tutta indietro. Penso che le pareti nere con le crepe fluorescenti possono essere distrutte in qua. Quindi anche questa, secondo te? Hai ragione. Salta giù. Perfetto. Allora, quando si attiva il tutorial sappiamo che abbiamo fatto bene. Oh, cos'è? Aspetta, aspetta, aspetta. Screen time, scusatemi, perché io purtroppo. Questo è per salvare! Che bello! Che carina sta cosa! Ok. Corteccia. Le memorie della corteccia possono essere sbloccate nella corteccia. Ogni memoria richiede una quantità specifica di nutrimento. Puoi procurarti il nutrimento mangiando. La capsula è vero. Ok. Aggiunge. Boh, mangiamo. Proviamo, eh. Facciamo degli esperimenti. Ok. Mi manca ancora della roba. Va bene, quindi i livelli praticamente. Le abilità le sblocchiamo mangiando. Va bene, questa cosa mi piace. Ok, attacco pesante. Ok,
Ma perché non posso dashare? Non posso dashare oltre? Polpa sanguinosa. Allora, ha un feedback strano, eh? Puoi dashare oltre mentre... solo mentre ti attacca. Ah, capito. Non c'è una finestra entro cui posso farlo io e altrimenti no. Ha un feedback un po' strano, eh? Quando... ma è finito quassù. Ed è pure esploso. Ok, mi fa vedere... ok. Puppa luppa. Allora, è un po'... quando ti colpiscono... c'è il feedback, non so se avete presente, chi ha giocato Hollow Knight ce l'ha presente. Il feedback che hai quando ricevi un colpo, che è come se non potessi muoverti subito. È quello, uguale. Mi sta dando la stessa sensazione. E tra l'altro vieni sparato a fanculo, a me sta cosa non piaceva tanto in Hollow Knight. Più guardo questo schermo, più sento le mie retine, che le mie retine soffriranno. Allora, ho visto che c'è un... ci sono delle impostazioni, impostazioni per ridurre un po' la roba psichedelica. Oku, io leggo Oku, ma non sarà sicuramente Ogumumin. Un seme che brilla leggermente di lignin verde, la lignina. Assicurata il suo potenziale amorfo, sboccerà in una pianta rampicante dalle proprietà derivate dallo Yugen. Io sono Ogumumin. Questo gioco sicuramente sblocca la possibilità di vedere dei colori. Ok, e adesso abbiamo un seme. Però... contrattaccare, sbloccare. Un seme che può essere piantato. Non lo possiamo mangiare, spero. Non credo che lo possiamo mangiare. Solo quelli con il cuoricino. Allora, guardando un po' l'interfaccia, lassù vicino a noi c'è un germoglino di una pianta e secondo me vuol dire quello è un oggetto piantabile. Invece gli altri, tipo questi qui, dove sono? Questi qui che hanno il cuoricino, sono quelli che io posso mangiare effettivamente. Ciao Orbi! Ciao, tutto bene? Allora, più avanti mi sa che non posso andare. Oh, vabbè, io farò questa cosa all'infinito. Quindi qua, chiuso, fine. Buonasera anche a te, Scarletto, tutto bene? Andiamo a vedere se ci sono delle altre pareti da rompere. Cioè, ogni tanto rotola da solo. E tra l'altro fa sta cosa, non so se avete visto, comincia a correre da solo dopo un po'. Tu, aumenta la velocità. Utile sta cosa. Molto utile. Faccio la cosa. Vabbè, salviamo già che siamo qua. Ma tutte le volte ci sarà sta animazione? Via, via, sciò. E tra l'altro ci curiamo, come è giusto che sia. Allora, qua non ci siamo andati, ma questa la possiamo rompere. Boss fight. Ah no? No. Tempio della maternità. È in inglese! È in inglese e c'è la traduzione sotto. C'era Temple of Motherhood. Ok, ok. Ah, e quindi la zona è finita. Quella di prima, scusatemi. Allora com'è sto gioco? Per il momento mi dà dei feedback buoni.
Allora, secondo me, non so se voi lo vedete, il mouse, penso di no. Comunque, guardate le estremità della mappa che ci sono quelle cose rosa. Adesso vorrei verificare, fatemi tornare un attimo indietro. Secondo me, quelle lì sono tutte rompibili. Non so se sono indicate così perché le posso rompere. Secondo me sì. Torniamo dove possiamo, un attimo. Tanto questa prima live nel gioco, lo sapete, quando è la prima live è sempre... Ah no, non possiamo tornare giù. Amen. Sicuramente ci sono delle aree che puoi raggiungere prima o poi, ma sì, cioè mi aspetto che ci sia anche del come si dice, del backtracking. Non è così facile. Larve di pompon malconce. Ah, il tempio della Motherhood e non posso fare niente. Giustamente. Cavolo, potevo contrattaccare, vabbè. Polpa sanguinosa. Madonna, che bello. Qua la bioluminescenza che spinge al massimo. Mi sono divertito. Lui mi ha detto più avanti, io... Ok. Madonna che urto sto nemico, ma davvero? Avrei giurato di aver piantato qualcosa in quel punto fertile. Gardener. Che carino. Devo piantare il seme? La nostra giornata ti saluta, amica mia. Ecco, vedi. Ero sul punto di piantare un seme delicato in questo terreno fertile. Ma poi ho pensato, Gardner, piccola nuvola alla deriva, non avevi già seminato qui? È lui, Gardner. Ok. Devo piantare seme? Talk to me. Oh, proviamo. Proviamo. Grazie mille, il terreno e Gardner sono nuovamente felici. Dio mio, cos'è quella roba? Cacomin. Gardner, che anima, è vero, grazie a una miscela insolitamente speziata di sostanze nutritive, il cacomin è parzialmente psionico, trasmogrifato. Trasmogrifica, non so effettivamente cosa significhi, dai flussi di energia del sarcofago e il suo aspetto richiama l'entità Ultros, a tal punto che molti sciamani hanno smesso di mangiarlo per puro rispetto. Uno sguardo pungente vedrà ciò che è nascosto. Che carino questo albero. Oddio, mi aspetto che cresca, in realtà. Va bene. Ciao, abbiamo aiutato Gardner. Ah, quindi è vera sta roba delle droghe? In che senso? Bello sto posto. Però qua non si va avanti da nessuna parte. Devo scendere. Allora, non so se voi lo sentite come lo sento io, eh. Però che le cose che mangi sono robe che mantengono e alterano quello che vedi, immagino. Allora, immagino, io di questo gioco, a parte quello che si è visto nel trailer, non ho cercato nulla perché non mi volevo rovinare nulla. Però mi sembra di aver visto nella pagina proprio dell'artista che ha fatto tutti i disegni, eccetera, eccetera, che lui accennava a qualcosa di questo tipo.
Vedremo. Vedremo. Adesso l'occhietto me lo voglio tenere, non lo vorrei usare. Non so se. Ah, ecco, bella questa cosa, bello che puoi sostituire l'oggetto da mangiare. Puoi sostituirlo, così io non voglio usare l'occhietto. Ho sostituito, cioè sono andata nel menu, ho cliccato su quelli che voglio mangiare, in pratica, e lui me li ha messi lassù. Fissa i funghi seriamente, davvero. Allora, aspetta. No, non ci arrivo lassù, non ancora. Oh, ma dove è andato il nostro amico? Oh, Dio santo. Oggetti. Vabbè, no, l'avevo già visto. Vabbè. Ah, cazzo, mi è arrivato addosso, porca troia. Ero troppo abituata bene da coso. E non ci sono i danni da contatto. Allora, qua c'è una bilancia. Io è la prima volta che vedo sto gioco in vita mia, mi è venuto in mente considerando i riferimenti alla cultura sciamanica dello sballo. Hai ragione, in effetti, hai ragione. Una bilancia. Che serve a qualcosa o. Non so, forse semplicemente per aiutarti a salire. Boh. Mi raccomando, chi è arrivato si ricordi dei punti. Ah, è là sotto, dei punti per la sfida di Blasphemous. Immobilizzare. I nemici possono essere immobilizzati. Quando appare l'indicatore di immobilizzazione, colpisci di nuovo il nemico per passare alla modalità di mira. Oddio, no. Oh, l'ho colpito, così è immobilizzato. Ah, e poi lo sparo. È in pratica come il coso di Ori, tipo. Ok. Uccidi un nemico con un altro nemico. Nietzsche ha sempre ragione. Ok. Ok. Ricordate, erba più miele uguale mega pozione curativa. Wink. Hai ragione, mi ero dimenticato che devo vedere la sofferenza. Allora, questo non so cosa sia. Però prima andiamo a parlare col tizio. E poi mi prendo anche il semino. Qua mi sa che non posso passare. Non me lo fa ancora vedere, però. Non sembra particolarmente. Ah, lo posso piantare! Ah, però aspetta, aspetta. Parliamo prima col tizio. Ciao. Scusa per la confusione. Nessuno mi ha ancora detto niente. Tra l'altro, di che cazzo ci faccio qui? Devo solo ritrovare l'orientamento. Bravo. Le cose qui si confondono, io sono bloccato ormai da un'eternità. Mi chiamo Wallet, con occhi che spiano in tutte le direzioni. E uno. Non importa, è una questione burocratica. Comunque, mi piacerebbe sapere i dialoghi originali, perché secondo me non era, è una questione burocratica, però va bene, va bene. Più avanti c'è uno sciamano bastardo agganciato a una capsula. Ecco, dai un'occhiata, visualizza mappa. Ok, ti dice l'obiettivo. Ma non posso fare zoom, niente, né nulla. Ok. Questo sciamano bastardo sostiene l'illusione, interferisce con il continuum. Immagino che parli del continuum, spazio-temporale, impedendo a chiunque di uscirne. Devi andare là e colpire per bene quella capsula. Per uscire da qui è necessario che l'illusione vada in frantumi.
Ti prego, prima che tu perda la testa come gli altri. Ok. Allora, là sotto non ci infiliamo perché non so se riesco a tornare su per il momento. Vediamo cos'è sta roba. Piantiamo. Sì, ho motivo di credere anch'io che il nostro personaggio sia, come dire, affetto da qualche, sia sotto l'effetto di qualche sostanza. Ha un sapore che ricorda il latte e le nocciole. Era un oggetto da mangiare, cervello di Diptera. Ora che lo so. Ah, è quello che ho ucciso prima, perfetto. Questo non ci posso fare niente. E qui per la scienza proveremo. No, non si passa. Non si passa, tra l'altro, molto bello a livello estetico. Cioè, proprio come barriera. Rispetto a un muro, semplicemente una cosa in cui non puoi andare. Ah, ma l'albero non mi fa passare, veramente, ci devo lasciare in mezzo. Allora, il fatto che non si possa fare lo zoom non è molto, però, eh. Non è gran. Nom nom nom, cervello al Nesquik, nom nom nom. E non so effettivamente se tornare indietro da dove sono venuta. Facciamo così, siccome non sono sicura di dove vado a finire andando giù. Andiamo dove eravamo prima e guardiamo. Sicuramente c'è un achievement legato a questa cosa, a questa bilancia, sicuramente. È impossibile che non ci sia. Andiamo a vedere cosa c'è qua. Perfetto, salvataggio. La capsula dei Saiyan. Vediamo se possiamo fare qualcosa. Ah, ok, abbiamo mangiato abbastanza, lo possiamo sbloccare. Quello che non mi è chiaro è che cosa sono le quattro tipologie che vediamo lì sotto. Allora, secondo me ogni cibo ti dà. Vabbè, dopo ne hanno il menu. Perché mi ricordo che c'erano dei cibi che ti dava qualcosa che si chiamava Yugo, mi sembra. E secondo me è quello azzurro. Gli altri, a seconda di quello che mangi, ti danno qualcosa. Vabbè, il colpo mi sembrava buono. Ok. Sì, la musica è veramente bella. Conta proiettili. Colpisci proiettili ai nemici per toglierli di mezzo. Ok. E questi sono i giardini. Oddio. Sarebbe utile, solo che adesso questo avvicinati da dietro. Calcio dall'alto. Esegui un calcio dall'alto premendo giù più X mentre salti. I colpi ripetuti sono considerati diversi finché sei in aria. Vabbè, per il momento possiamo anche aspettare perché volevo vedere prima sta cosa. Allora, vedi? Questi qua ti danno car e tip, che non so cosa sia. Questo ti dà car e l'altro verde. Questo ti dà un po' di tutto, un po' di tutto. Io più che altro vorrei sapere che cosa sono però quelli. Memoria corteccia. Sì, però dimmi come si chiamano. No. Vabbè. Quindi qua c'è il salvataggio. Ma quindi questi me li farà vedere sulla mappa? Io mi aspetto di sì, la capsulina me la farà vedere, spero. E niente, andiamo giù. Andiamo giù visto che tanto su non potevamo far niente. Molto figoso comunque, mi sa che me lo compro anch'io. Saranno delle. Sì, no, sono delle risorse, volevo sapere i nomi. Volevo solamente sapere i nomi perché uno ce l'hanno detto, Yugo, lì. E volevo sapere il nome dell'altro. Le puoi prendere solo così? Ma intendi le abilità?
Secondo me sì. Sta solo mangiando. Oh, salve Alex, buonasera. Secondo me è solo mangiando. Non c'è altro modo. E questi ti danno sia la salute sia determinati punti in qualcosa. Nei quali prima o poi. No, intendo le risorse per prendere le abilità. Ah, questo non lo so. Cioè, per il momento loro ci hanno detto che. Ci hanno fatto vedere che il cibo te le dà. Non sappiamo se anche in altre maniere è possibile ottenerlo. Allora, il fatto che se io mi piego però con gli sticky non veda il giù della mappa non mi piace tantissimo, però vabbè. Non so dove l'ho sparata. È andata a finire. Non so se c'è qualcos'altro, un'altra maniera per ottenerle. Qui è un po' tricky, perché lo fai così, solo che saltandoci sopra innegabilmente finisci. Devi fare in fretta. Varietà perfetta. Io signore vi saluto che devo andare ancora a mangiare, bye bye, allora buona cena, signor Peccio. L'avevo fatto prima, era andata qua su, poi... mi sa che ho tirato giù la bilancia qua su e adesso scopro fatica a tirarla su. Dell'altra. Ah sì, o riesco a saltarci da qua, ma non credo. Perché c'era una zona, insomma, vabbè. Sabato mi sono divorato Hazbin Hotel, già sto in astinenza per la seconda stagione. Io ho cominciato a vederlo l'altro giorno. Devo vedere l'ultimo episodio. Ah, dall'altra parte è rompibile. Solo dall'altra parte. Si farà dall'altra parte, solo che io in questo momento non ci arrivo. Non so se si resetta. Prima. Oh, già non mi ricordo. Ci sono arrivata prima, ma non mi ricordo come. Forse con quella lì. L'ho fatto andare su, 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 su. Ola. E adesso vediamo di non cadere. Cadrò istantaneamente. Nuovo nemico. Non ho capito come ha fatto ad arrivarmi addosso, ma va bene. No, dove è andato? Preparati all'ultimo perché succedono cose. Non avevo dubbi. Oh, ma si rompe tutto qua. Dai, però, vieni qua. Cos'è questo? Amnemeon, che sei un anemone, porta con sé un ricordo del sarcofago. Oddio!
Salvezza, il cammino verso la salvezza attraverso prove e tribolazioni. Ci fa vedere delle cose della storia. Le difficoltà ci fortificano e io so che devo essere più forte. Sono colei che porterà a termine la promessa. Io sono Qualia. Ok, carina questa cosa. E direi che abbiamo fatto bene ad andarla su. Benissimo. Allora adesso, bilancine. Ma questa roba qui è rompibile semplicemente perché è roba ambientale o mi dà qualcosa? Non so. Ci sento dei suoni effettivamente quando rompo le cose. Oh, cos'è? Ah! È la strada, è qua, è qua. No. È un altro. Perdona, scusate. Non so cosa mi ricorda lo stile e i colori del gioco. Porca troia. Che mi sta facendo male? Ma è l'oggetto? Ma io ogni tanto prende la via il personaggio va giù. Filato di Galva. Galva, non so come si dice in inglese. All'interno del suo mesocarpo filiforme si trova una traccia agrodolce di acido benzoico. E la Madonna. All'inizio sa di Elysium, poi di un ennesimo ciclo di procreazione temporale. Va bene, per il momento non capiremo molto di quello che, di quello che sono gli oggetti, eccetera, eccetera, però. Va bene. Ma che cazzo è che mi fa male? Cos'è? Ma sono le spine, ci sono delle spine. Ma io vorrei capire. Scusate, ciao, ciao. Allora, sono bellissime le piante, però. Qua attorno perché replicano praticamente la foglia di una pianta che esiste veramente che si chiama la Monstera, che è bellissima. Però qua su io non posso andare, quindi ciaone. Non ho ancora capito chi è che mi stesse facendo male. Perché quello è coperto da uno scudo? Usa attacchi pesanti. Ah, ok. Devo rompere la guardia del nemico. Va bene. Ok. Vieni, nemico. Ok. Ho rotto la guardia. Tiene. Splash. Varietà perfetta. Oh, non rubatevi la mia roba. Oh. Scusate. E la varietà perfetta dell'altro dove è andata a finire? Eccola qua. Monstera deliciosa. Esatto, proprio quella, Diana. È proprio quella King. Anche King è un Monstera Enjoyer. A me piacciono molto le Monstere. Allora, qua su si può andare, ma noi, non avendo il doppio salto, per il momento ci attacchiamo. Niente, abbiamo preso tutto, via. Se voi vedete le pareti tutte arcobaleno, che io non vedo, ditemelo, mi raccomando. Ah, ecco dove andò il film. Oh, sono pieni di cibo qua. Ah, perfetto. Stanno chiusi dentro. Va bene. Allora, là c'è un'altra memoria e la vorrei andare a prendere, però hai provato il frutto. Cioè, invece della scritta con il numero della combo hai roba tipo dieta equilibrata. Esatto. Esatto. Che bello, guardate che bella la posa, come si chiama, la stance che ha il personaggio. Bellissima. Porca troia, che bella. Basta Lisa a dire porca troia. Caso. Caso no. Ah, ma lì si può salire. E allora, ma ditelo prima. Ma se io faccio così. No. Allora, no. Alcune varietà sono commestibili, ma a maturazione perfetta. Non mi ricordo chi me l'aveva detta sta cosa. Del frutto. Ok.
Ma come faccio? Secondo me là sopra non ci arrivo io. Perché... almeno non adesso. Ciò. Porco Giuda. Sapore simil banana. Passi la giornata al cesso. Va bene. Come scoraggiare le persone dal mangiare il frutto della monstera? Wow! Ma se questa non è... scusate, se questa non è skill, voglio sapere cos'è. Scherzando. Medito su quelle parole, scrutando nel mio cuore. Mi avvicina alla barriera, al legame. È stato detto che sono la chiave, colei che dischiude. Io sono Qualia, sono una di loro. Ah, sempre, sempre la stessa. Stiamo trovando le memorie di Qualia. Di qua? Giusto. Più che altro, stavo facendo questo ragionamento con Marta oggi. Non so se qualcuno di voi ha visto. Praticamente il gioco. Hanno fatto una collab. Hanno fatto una collab i creatori del gioco con questi. Wait a second, non sapevo che la Monstera producesse un frutto commestibile. Alcune sì, alcune varietà sì. La Monstera deliziosa mi sembra che sia proprio quella che ha citato King prima. Sblocca una sua skill dopo il salto della. Dai! Allora! Allora, questa battuta era telefonatissima, me l'aspettavo, mamma no, anche no. Ok, forse ci stiamo riconnettendo. Ma io ogni tanto non riesco a calcolare dove atterrerà il nemico, mi dispiace. Allora, basta. Dai, smetti di far così. Moriremo per colpa di sto stronzo che sta lì a saltellare. Però non voglio mangiare l'occhietto, mi raccomando. Madonna, che fastidio! Muori. Gommoso all'esterno, morbido all'interno. Scalpo di Scuttler. E me lo sono mangiato. Pensa loro che ti vedono mangiare le carcasse dei loro simili. Ma è un mondo difficile. No, oh! Fermi tutti. Insieme, oh! Fermi tutti. Ma fermi proprio. Io mi mangio. Buono! Ah, ma questo è un nemico. Oppla. Miam miam. Ciao Ricky, ciao, ciao. A meno che tu non abbia cambiato il nickname, mi ricordo chi sei. Se l'hai cambiato ancora, mi incazzo. Cioè. Oh, l'insetto, eccolo qua. Manny, detto anche Manny. Basta, io ho sbloccato il mio prossimo guilty pleasure, ovvero andare in giro facendo così. Ti ricordi solo se dici il nome del mio PG su WoW? Dai, ma porca troia! Allora, è qualcosa tipo Petronilla. Non me lo ricordo! Dio mio, ma perché mi fate queste domande? Ma io non mi ricordo cosa ho mangiato ieri. Gnomilla, ecco. Però il Milla me lo ricordavo, finale. Bella sta cosa, screen tattico. Allora,
Oh, ci siamo, ci siamo. Ci stiamo ricongiungendo, signori. Che poi vi fate anche le sorelline, una con i capelli verdi e l'altra che non mi ricordo. Madonna, Diana, come sei informata. Io queste cose non me le ricordo. Ma forse perché ci parlavi più tu. Con Manny. Non ricordi neanche cosa hai mangiato oggi? No, oggi me lo ricordo cosa ho mangiato. Però era per dire che non è che mi ricordo tutte le cose perfettamente. Un campo elettrico. Cosa hai mangiato oggi, Lisa? Allora, a cena ho mangiato l'insalata perché la dovevo finire, che altrimenti scade domani. Siccome domani è San Valentino, vado a mangiare fuori a sera. Insalata, la cosa, come si chiama? La bresaola. E poi a pranzo invece la poke. Cosa vuol dire gli hai cambiato razza? Ma stiamo scherzando? Cos'è 22-22? Ah, sono le ore. Va bene, grazie Demiurgo per l'orario. Adesso che razza è? Diana, ma non si chiedono queste cose. Magari Gnomilla voleva rimanere nell'anonimato e te le stai chiedendo. Umana. Adesso che è un elfo. Ma come? Ma Diana, ma. Vabbè, io non la conosco. Baldracca è la classe. Esatto. È la specializzazione, non la classe. Oddio mio. Ma io scriverò all'artista e gli chiederò: ma perché hai messo delle bilance nel gioco? Cioè, qual è il significato intrinseco di tutto ciò? Non dire a Leonardo che li chiamo così, gli elfi Baldracca. Gli elfi si sciamano da soli. Vabbè, io di solito non uso gli elfi, quindi. Oh, e ci siamo ritrovati. Vi ricordate dove era sto posto? Vi ricordate? Potremmo anche andare a salvare, teoricamente. Ed è quello che faremo per Giove, Fluvio. Domani non è solo San Valentino, ma è anche l'inizio del periodo prima di Pasqua, è vero. Sai che me lo stavo chiedendo anch'io delle bilance? Io voglio sapere perché ha messo delle bilance, cioè voglio proprio. È una curiosità genuina. Perché El Huervo ha messo le bilance nel gioco? Cioè, qual è il significato di tutto ciò? Ci vuoi fare intendere l'equilibrio mentale del personaggio? Perché dice sì anche Quaresima. Vabbè. Ah, sono idiota? No, si torna su, ok, si torna. Va bene, sei una persona molto credente, Raffaele. Quando porti, giochi serio. Ma questo è un gioco serio, Riccardo. Cioè, non è che devo giocare a LOL o a WoW. Comunque non avevo idea che si potesse cambiare la razza. Eh sì, infatti. Allora, salviamo. Eccoci qua a salvare nel nostro uovetto. Sai quante cose puoi fare? Quante cose al mondo puoi fare? Costruire, inventare. Ma trova un minuto per me. Tassoni. Ora questo subito, istantaneamente, perché se c'è una cosa che odio sono i proiettili. Olè. Assalto IMSA. Attacca e oltrepassa i tuoi nemici premendo su X mentre scivoli. Queste cose io me le dimenticherò. Citazione di un certo livello, è certo. Scusate, chi è che non conosce Allora, la prossima che vorrei sbloccare sarebbe il calcio dall'alto, però intanto abbiamo tolto i proiettili, che va bene. Ma io vorrei capire i giardini nella pratica. A cosa ci servono, a parte darci il fruttino a forma di occhio? Comunque, nel mentre ho fatto il meme commemorativo della Tassoni. Noi dobbiamo tornare su. Aspettate, dobbiamo tornare di qua. Sì, e poi esplorare. Gotta explore. Elisa non riuscì a salire. Madonna, ragazzi. Chi ha giocato
Chi ha giocato a coso? Come si chiama? A Cuphead. Cuphead, che dir si voglia, insomma. Si ricorderà forse questo video sconvolgente? Ok, sì, non so perché Twitch. Scusate, facciamo che approviamo, consentiamo, perché Twitch è stupido. Che stavo dicendo? Ha perso un attimo il segnale, però ci siamo. Quando uscì Cuphead, in realtà un po' prima, penso, quando venne dato venne fatto provare. Bravo Tommy, bravo! Quando venne fatto provare alla stampa, ok? Ci fu questo momento veramente imbarazzante. Voi vi ricordate il tutorial che c'è? Che fa proprio saltare, ok? Cioè, ti fa vedere tutte le mosse, ti fa provare a saltare. Steam ID, sorellina, aggiungetemi su Steam. Cazzo, ma io, scusatemi, devo fare lo screen. Oh, ma chi è tutta sta gente che mi ha scritto mentre sono in live? Oppure faccio la foto come i vecchi. Aspettate che assumo la posa da vecchia. No, faccio lo screen, dai, dal telefono. E stavo dicendo. Allora, questo Ultras come ti sembra, Lisa? Per il momento molto interessante. Specialmente le cose, diciamo, un po' nuove che aggiunge. Allora, aspetta, screen. Eccoci qua. Eccoci qui. Oh, perfetto. Momenti leggendari di quarto livello. Sì, no. Veramente, veramente. Allora, ve lo ricorderete. Io vi giuro, metterei in chat il link del video, però non me lo ricordo, non riuscirei a trovarlo. Insomma, il tizio a cui, un tizio della stampa, a cui hanno dato il gioco da provare, non riusciva a fare il salto. Quello tipo col dash aereo, il doppio salto, non mi ricordo che cosa. Quello che stai raccontando di Cuphead, Lisa, è un esempio di come se ti guarda qualcuno e soffri di ansia da prestazione va tutto a puttane. No, Diana, è semplicemente una persona che non sta capendo come funziona. Io posso capire. Posso capire che sei un attimo agitato e non ce la fai a fare una cosa, ma lì veramente, cioè, vuol dire che non stai capendo cosa devi fare. Cioè, veramente io non ricordo quando questo personaggio sia rimasto, o personaggio, non mi ricordo se è stato un uomo o una donna. Comunque è rimasto un bel po'. Io ho visto questo video e ho provato la sofferenza proprio per questa persona. Chi non ha ancora dato i punti canale per la sfida, sì, appresti a darli subito, perché altrimenti vi mando uno shebang a casa. Shebangs. A proposito, dov'è Shebangs? Se mi ricordo ero un lui, non lo so, comunque io ho provato attimi di sofferenza pura vedendo quella cosa lì, ma non perché non ce la stai facendo, ma perché ho pensato dentro di me, se ci fossi io al posto di questa persona mi sarei sotterrato, sotterrato, proprio avrei preso un badile e avrei cominciato a scavare. Allora, dov'è che devo andare? Opla. Poi non mi ricordo nemmeno che cosa fosse, cioè che salto. C'è un salto che è un pochino brigoso da fare, ma vabbè, cioè stai lì un attimo, provi, riprovi, lo fai. Non mi ricordo davvero quale fosse. E la chat è scorsa e quindi mi sono persa perché il coso ha scritto. Yamete. Non mi fate dire queste cose che poi mi dicono che dico cose in live. Allora, qua. Dalle bilance. Ma veramente, io glielo scrivo sinceramente. A Eluervo. Gli dico, ma perché ci avete messo delle bilance? No, aspetta, magari prima finisco il gioco. E poi glielo scrivo. Ma le bilance, il significato intrinseco di queste cose, quali sono? Cioè, qual è? Che bella stazione aliena, sì, proprio bella.
Oddio, sembra un po' organica per essere una stazione. La spada fa dei rumori bellissimi, vi prego, io li voglio come suonerie. Ok, a noi. Vai, attacca. Ma porca troia. Buono. Che non la vuoi una larva? Tutta colpa di Mercurio retrogrado, Lisa. Ma cosa c'entra Mercurio retrogrado, Diana? Ok, dai, attaccami di nuovo. Ci stiamo prendendo la mano, ma sicuramente in una boss fight. Guarda quello che. Guarda, guarda. Quello è la statua che ha appena visto che io mi sono presa il colpo e fa così, tipo. Echi lontane di scorne, macchine organiche infami. Ma peggio di scorna. È vero, le bilance sono per Mercurio retrogrado. Va bene. No, aspetta, aspetta, aspetta. Fermi tutti. Fermi. Si poteva andare giù, ma vabbè, noi andiamo di là. Però io. C'è un seme. Tra l'altro qua non si possono mettere i segnalini e quindi è di quell'interferenza con Saturno che pregiudica i rapporti con il Sagittario. Diana, smetti di dire queste cose, quella gente pensa che ci credi davvero e non ci credi te. Oh, rompiamo tutto, via, tutto. Cos'è sta roba? Via. Un tavolo. Come dire che secondo me ci stiamo un po' allontanando dal nostro obiettivo, che è lì, però vabbè, provo ad andare. E quindi, l'ho sempre detto anch'io, dannate interferenze. Adesso sono scesa, non posso tornare su, porca pupazzissima. Oh, cosa sono questi? Si possono rompere? Allora, là sopra si va, ma. Ma cos'è sta roba? Allora, secondo me qua ci vuole un potere per romperle quelle. Però. Proprio. Nulla che non possa sistemare un lapislazzuli messo sotto un materasso di notte. Dio mio. Come la 4 Pro sarà più potente per le dimensioni? Boh, non me ne intendo molto. Ma di cosa stiamo parlando? Oddio, questo è un save, subito. Oh, un seme. Vai, infiliamoci nella capsula di Saiyan. Allora, corteggiamo. Questo lo possiamo sbloccare. Questo l'abbiamo. Colpo di grazia. I nemici immobilizzati provocano più danni quando colpiscono altri nemici. Ma subito, subito! Che madonna. Allora, questo non so se basta. Non ho capito cosa serve. Ok, allora secondo me, esatto, possiamo mangiare questo. Gli arti di Puppa Luppa. Ma il singolare di lapislazzuli è sempre lapislazzuli? Sì, che mi risulti, sì. Della PlayStation 5, Elisa. Ah, ok. Solo uno. Io ho una collezione sotto il materasso. Ma veramente, sguaccianti, piacciono i lapislazzuli. Perché non posso sbloccarlo, porco di quel. Giuda? Cosa mi manca? Ah, io non sto capendo qual è il problema in questo momento. Mi manca il blu.
sì, anche il blu. Però non so chi è che mi dà sul blu a sto punto. Questo, ma non voglio mangiare troppo, per cui non ho le cure. Vabbè. Vabbè, io comunque ho deciso che me la faccio Natale con Spider-Man 2. Io devo ringraziare i ragazzi di Arcadia Gaming Café perché loro mi hanno regalato Spider-Man 2. Zwa-chan, H, corona non perdona. No, aspetta. Non sto scherzando, preferirei avere mazzetti di soldi sotto il materasso, ma nemmeno quelli. Quello penso tutti, vorremmo averli. Allora, prendiamoci il semino. Logu Moomin. Tra l'altro, Diana, i troll Moomin e la cosa che li ha disegnati è di che nazionalità che non mi ricordo. C'è questo fumetto, non mi ricordo di che nazionalità, che parla di questi troll. Si chiamano i Troll Moomin, scritto Moomin, Moomin, che sono molto carini, sembrano degli ippopotami bianchi, secondo me li avete visti da qualche parte. Cos'è sta roba? Vabbè, perché ci sono dei tavoli, delle librerie, delle cose? Vabbè. Oddio. Estrattore, la tenebra Caligarum. Ecco, è il patacchino che aveva nei trailer. Ecco cos'era. La tenebra Caligarum è uno strumento utilizzato dagli sciamani beriani nel loro rituale di purificazione. Va bene, anche qua. È diventato noto come estrattore. Anche se non è previsto, gli utenti più agili possono utilizzarlo per fare un doppio salto. Oh, te lo sbattono proprio addosso subito. Il doppio salto. C'è. Oddio. Lei chi è? Come hai fatto? Sono la prescelta. Così proprio. Come hai fatto? Sono la prescelta. Ho la faccia di Bella Swan in Twilight, che è praticamente una faccia sempre uguale per tutto il film. Dall'impronta di Na. Oddio, questi cominciano a dire. Comunque io adesso me ne vado, ci vediamo alla prossima. Un proseguimento di salute, buonanotte, un abbraccio Lisa. Buonanotte anche a te Raffaele, grazie di essere passato. E questo sta dicendo tipo le profezie. E mi attacca. Dice, esatto! L'hai letta, hai detto bene. Ah, e chi l'ha detto? Io sono più bella. Io ho l'outfit più bello del tuo. Oh Cristo. Pensavo mi attaccasse. No, no, ti prego. Mental breakdown in corso. Comunque c'è da dire che l'artista dietro Ultros l'ha fatto suo questo stile. No, no, è proprio il suo. Cioè non è che se l'è fatto, è suo, letteralmente. È suo e l'ha prestato al gioco. Sono Qualia, prescelta dei sciamani, calice di Beria. Io sono il calice! Io, ecco, mental breakdown in corso, veramente. No, ti prego, non mi attaccare, io non volevo fare niente, volevo. Io ho interagito con l'oggetto, devo andare. E io così. E io veramente scioccata. Ma la devo inseguire, devo fare qualcosa, non ho capito. Doppio salto, sì. Gioia. Così possiamo andare da quello schifoso. Qualia, fermati! Che stai facendo? Ma le spade sono solo nei gomiti. No, no, ce l'ho in mano. Sta roba. Ah, è la traccia di Qualia. Ehi, aspetta, hai lasciato un cacchio in. Un cacchio in. Cosa c'è qua?
Telegarsi a lei! È qui per rimpiazzarla! No! Ma che stai di... Ah, mi ci via davvero! Perché mi stai seguendo? Stammi notando... Ma perché... Perché stai overreactando? Che sta succedendo? Fermati! Eccoci qua. Prossimo boss fight. Dove è andata? Lassù. So che non ci arrivo lassù. Oh, buon Dio. Belva inferocita. Vai, all'attacco. Ah, sono bloccata io. Ok. No, ha bloccato i miei colpi. Quindi c'è solo un punto in cui la posso colpire. Eccolo là su, sulla schiena. L'occhietto, merda, voilà. Ma sulla schiena ci posso stare? Non ho capito perché si era avvicinata la cosa, ma eh? Ah, ok, adesso spari proiettili. Guarda, non mi posso fare troppo, guarda. No, basta mangiare gli occhietti, no? Non volevo mangiare. Uno scarraffone. Mi è rimasto un occhietto. Ma facciamo che mettiamo questo, okay, così tolgo i muscoli, dai. Non è che faccio chissà quali attacchi, è che si fa fatica ad arrivare sulla schiena, cioè è proprio quello. Non sono difficili gli attacchi, anzi. Il suono della spada sia veramente molto bello.
sei rotto tu. Sta venendo un crampo alla gamba, non so perché, aia. Ma quindi? No, cazzo, non posso salire. Ah, ok, vai, spacca. Vai. Allora, mi ha dato un po' fastidio che era... è stata molto lenta. È stata molto lenta come cosa, mi ha dato un po' fastidio. Ma perché semplicemente si faceva fatica a saltargli sopra. Ok. Vabbè, oh, primo boss. Ci sta. Dove è andata la nostra... Ah, è quello, si... ma non devo fare niente a sta creatura, a sta povera bestia. Oddio, si sposta. No. Lo sapevo io, lo sapevo. Vabbè. Però mi serve per salire, quindi... è vero, metà carne e metà metallo. Là. Qua li ha overreattato, non si sa bene perché. Per una porta. Okay. Eccolo, semino. Io vorrei salvare, però... No, aspetta, oh! Hans dice che la carne contiene molto ferro. Esatto, proprio così. Il Kakyoin. Adesso per me sarà Kakyoin. Così. Splish splash. Ma questo era quello del trailer. Leru. È vero. Allora, io non voglio mangiare l'occhietto. Voglio mangiare questi. Tizio in stasi. Quanto pare. Ha detto che devo colpirla. E adesso arriva Quaglio. No, che fai? Così. E vabbè. Lisa, che succede? Fanno uno screen, Lisa. L'ho appena fatto! Lo screen. Storia? No. E ci siamo già svegliati da qualche parte. Fanno uno screen, Lisa, ma della chat. Della chat o del gioco? Lo screen l'ho fatto. Ne sto facendo anche troppi, secondo me. Che bel fiore! I fiori, immagino che scendo... Ah, ecco. Oh, oh, cioè, io se voglio fare gli screen li faccio. Che succede? Me l'ha potenziato? Modifica ritrovatore. Gli estrattori sono in grado di trattenere le emozioni difficili per uno smaltimento sicuro. Possono anche eseguire più programmi di utilità. Questo tuttavia sembra criptato. Ah, ma siamo sempre lì.
non è cambiato niente. Ah, semplicemente siamo entrati lì dentro. Eccola! Incubatrice. Folle stolta! Questo me lo scriverò tipo da qualche parte. Folle stolta. Il trasferimento catartico è stato interrotto. Ok. Ed è colpa mia. Non c'è un secondo per... E va via. Vabbè. Ah, ok. Mi può aprire la strada. Quindi volendo io posso tornare. Posso tornare là dove era chiuso. Ok, seguiamo il flusso. Proprio letteralmente. Mi apre la porta. Che belle le animazioni che ci sono tutte le volte che... Scale. Aspetta che voglio andare là sopra. Oh, si può salvare subito. Bella, ci stai dentro. Il flow. Segui il flow. Allora, vediamo se possiamo sbloccare qualcosa. Posso sbloccare questo qua? No. Era quello che volevo sbloccare. Oh, l'ho fatto. Era il calcio che... Sblocchiamo. Cos'è che posso fare? Questo. Visualizza giardini. E facciamolo. Il flow. Ah no, lo seguiamo per forza il flow. Perché non possiamo andare da nessun'altra parte? In attesa del collegamento. Ah, il mio cosino si è staccato e è andato là. Average partita online, be like. Esatto. Oh no, aiuto! Ciao retine. Eccoci qua. Quartieri residenziali. Ah, mi hanno tolto l'oggettino per il doppio salto. E io che faccio adesso? Ma io manco so dove mi trovo. Viandante. La metamorfosi è finalmente iniziata. Vai qua, fai tutto quello che vuoi. Game over. Com'è? Grazie per aver giocato, ma spero proprio di no. Il ciclo ricomincia. Lasciamo che il nostro tranquillo micelio si lamenti del tumulto e ritorna a ciò che era una volta. Esplode l'astronave, the end. Ma spero proprio di no. Sarà l'intro del gioco. Micelio di un fungo, immagino.
Ok, quindi noi praticamente abbiamo giocato la intro. Che secondo me, tra l'altro, era la demo. Secondo me, parte della demo. Sì, no, l'animazione era molto bella. Oh no. Forse adesso qualcuno ci spiega qualcosa. Forse. Non ho più niente. Allora, penso che fosse voluta la cosa, non penso che... No, non lo so. No, no, no. Non penso. I tizi in stasi erano incaricati di tenere a bada l'essere demoniaco. Probabilmente e noi. Non posso neanche rompere le pareti? Ah, perché non ho la spada, giusto. E chi si ricorda dove l'avevo trovata? Era giù però. Questa è una capsulina, ma è rovinata. Oddio. Cutscene. Cutscene che serviva a cosa? A dirmi di seguire follow. Mamma mia, va velocissimo. Sei romantico, io l'avrei chiamato gli sciamani in after. Gli sciamani in after. Allora, non so. Qua non posso rompere niente, quindi io vado giù. Però vado di qua. Perfetto. Con mille occhi vedo, con mille bolle modello la schiuma del sogno per ricordare tutto. I miei viticci rabbrividiscono per questa terma. Abraxas guida le mie mani per scoprire ciò che si cela sotto la superficie illusoria di questo sarcofago. Questo contenitore di origine beriana. Sarà una razza. Ho la speranza che i pellegrini e i viandanti che potrebbero risiedere qui siano ricettivi, o almeno che stiano per conto loro. Allora. Ah, io voglio la spada però. Era di qua. Se non sbaglio. No, beh, sarà sicuramente un luogo di culto. Allora, ci avevo già pensato prima. Secondo me, queste qui rappresentano gli sciamani che noi dobbiamo praticamente uccidere nel gioco. Però noi ne abbiamo ucciso uno e due. Qua non abbiamo la spada, quindi niente. Ma bello che non ti attacchino se ti è fintata che tu non hai la spada. E adesso quindi cosa mi dice il tizio? Che roba. Stai bene, è difficile dirlo con quel casco. Il continuum è stato risistemato. Sistemato. Non lo so, non sono sicuro di come ci si debba sentire in caso. Però io quindi non ho più gli oggetti. Ma dentro la capsula ne ho distrutto uno. Però ce n'erano due di rotti. Aspetta, quel corpo. Mi ricordo. Quindi ha mantenuto la promessa, ovviamente, come una vera cacciatrice. Immagino che alla fine non me ne andrò.
tu puoi ancora farlo, sì, qualcosa deve essere cambiato. Dobbiamo analizzare più a fondo la faccenda, devi tornare da quel demone. E quindi dove dovrei andare? Qua? Devo ritornare là? Probabilmente sì. Zoidberg sei tu? Effettivamente. Non so. Allora, bisogna che prendiamo un po' più di materiali, però. Perché siamo senza. E... non so se... vai. Non so se... spero di no. Che non dovremmo giocare la stessa zona tot volte. Spero. È un padre Gascogne che ha ciucciato troppo intuizione. Allora, aspettate un attimo. E qua. Qua si va giù. No, non voleva andare giù. Mi scoccia che non abbiamo il doppio salto, perché adesso non mi ricordo più come avevo fatto ad andare di qua. Era andata giù? No, era andata di là. E poi scusa, quella terra non era il suo cadavere? Eh sì! Cioè, è rimasto ancora qui, di fatto. Quindi boh. In questo momento sono un po' confusa. Merda, non me le ha tenute. Non mi ha tenuto niente. Però non mi ha detto... ciao, ciao! Benvenuta, benvenuta! Per il momento mi sta piacendo veramente molto, è molto particolare, giocandolo hai un feedback che è bellissimo secondo me, e per alcune cose il feedback che ti dà è molto simile a alcune cose di Hollow Knight. In questo momento è successa una cosa che ci ha lasciato un attimo così, anche perché... stavo dicendo prima che arrivassi, Hana, non ci ha detto tipo ricomincia come normalmente succede, oppure mi viene da pensare per esempio in Dead Cells è molto chiaro quando tu devi ricominciare la partita perché hai perso, ok? Qui non è la stessa cosa, infatti non ho ben capito cosa è successo, però andiamo avanti per scoprirlo. E siamo qua, oddio. Grazie. Ok, questo ce lo teniamo. Nel caso lo mangiamo. Miam miam. Allora io penso, la mia supposizione è questa, visto che c'è, come dire, un'alterazione dello spazio-tempo in una... oh, grazie, grazie amore, grazie. È veramente, veramente figo, secondo me, dal punto di vista estetico, e poi le animazioni in questo momento, cioè ti direi, quelle che abbiamo visto sono spettacolari. Sono spettacolari, veramente belle. E dicevo, la mia supposizione è questa: siccome c'è stata un'alterazione dello spazio-tempo, vabbè, appena arrivata tra l'altro,
L'altro giorno avete visto che sul gruppo Telegram e sulle storie di Instagram, nelle storie, scusatemi, ho scritto che sarei, che giovedì sarò ospite di Walone per il Forward Lag, insieme a Walone e a Giulia Martino. Non sapevo ancora l'identità dell'altra ospite, ok? L'altra ospite è proprio la signora, signorina Akuhana che è in chat adesso, quindi andate a followare intanto lei e poi soprattutto giovedì sera partecipate alla live, mi raccomando, vi voglio vedere tutti quanti belli attivi in chat a scrivere. Dicevo, secondo me c'è stata un'alterazione dello spazio-tempo, come dice quel personaggio lì, e quindi porca troia, ho sbagliato tasto. E quindi il nostro personaggio, non so come dire, sta risentendo di questa cosa ed è come se il tempo fosse tornato indietro. Anche se noi di fatto abbiamo cambiato qualcosa, c'è stato questo riavvolgimento per effetto di questa cosa, secondo me. C'è un altro di quei nemici. Io mi sono lanciata appena hai fatto la storia perché stavo aspettando un'occasione buona per attaccare bottone. Hai fatto benissimo, hai fatto bene. Una cosa che ha dimenticato di dire Lisa è che dovreste tutti spendere i testina point il più presto possibile. Sì, è vero, attualmente c'è una sfida sul canale per una live speciale e praticamente i punti canale che donerete servono a, come dire, riempire l'obiettivo di questa sfida. Se l'obiettivo viene raggiunto, io farò in live uno degli obiettivi per il platino di Blasphemous 2, che è l'unico che mi manca, che è la speedrun di 30 minuti. Che non ho ancora fatto, me la sono tenuta proprio appositamente per una live. Tommy, ovviamente, sempre gentilissimo, grazie per aver donato la sub alla signorina Akuhana. Grazie. Oh, ma qua. Oh, almeno rimangono quelli che faccio. Guardate però che è cresciuto. È cresciuto. È cresciuto l'alberino. Quindi è rimasto di fatto quello che abbiamo fatto. È rimasto di fatto quello che abbiamo fatto, che brutta cosa. Allora, aspetta. Qua Gardner se n'è andato, quindi boh. Allora, qua la parete noi l'avevamo aperta dall'altra parte, quindi sti cazzi, andiamo lì. Tommy è il padre dei bro. Il padre dei bro. Allora, anche la signorina Ana è una, come si dice, un'estimatrice dei Metroidvania, quindi penso che potreste trovare molti spunti divertenti anche seguendo lei. Allora, salviamo. Io francamente, boh. Sblocchiamo questo perché io spero. Non so se l'obiettivo, anche il fatto che noi trovassimo così tanto cibo, era quello di sbloccare più punti nella corteccia in un ciclo. Mi viene anche in mente questa cosa. Non lo so. Non lo so. Non riuscivo a trovare un termine per descriverti in maniera superiore a un bro. Superiore. Big bro. Non lo so, anche voi che cosa dite? Io mi sono fatta questa idea. Il fatto che ci diano così tanto cibo anche, perché prima oggettivamente ne avevamo tanta noi di roba, eh. Potrebbe essere anche questo. Da poco però diciamo che la mia fissa è partita apposta Hollow Knight e ora sto recuperando un po' di cultura. Allora, qua c'è sto stronzo. Ah beh, per esempio io
sono una grande appassionata dei Metroidvania più recenti, però per esempio quelli che hanno, cioè come si dice, i Metroid, ne ho solo provato uno di quelli vecchi e avrei tantissimo voluto provare quello nuovo mi ispirava un casino, veramente un sacco. E non scesa qua. Fatto così? Forse sì. Allora, fruttino. Io lo voglio. Ma. Sì, secondo me è così. Non lo volevo dire proprio, ma. Qua non ci possiamo passare perché non abbiamo il nostro amico. Non vorrei che effettivamente lo scopo nostro sia fare un giro più dettagliato possibile della zona quando abbiamo trovato anche l'amico. A me piacerebbe farmi una cultura su Castlevania, presto o tardi. Allora, quello io l'ho provato perché l'avevo nell'abbonamento della Switch. E non lo so, sarà che. Boh, non mi ha fatto impazzire. Non mi ricordo quello che ho provato, però non mi ha fatto impazzire tantissimo. Invece Metroid penso che mi potrebbe piacere, e anche tanto. Proprio recuperarli tutti quanti. Ma questi mi fanno male. Ok. Ecco cosa non avevo capito prima. Tra l'altro l'amiibo del nuovo. Oh Cristo, non c'è niente. Io qua non so come farò a passare. Secondo me non si passa e basta. Ma come faccio ad andare avanti? Samus waifu. Allora, io mi sono innamorata, diciamo, dell'armatura. A me piace tantissimo troppo l'armatura di Samus, di Metroid. Infatti, quando ho avuto la possibilità, ho fatto la Layered in Generations Ultimate, che c'è, se vi ricordate. Il Metroid che hai provato era Zero Mission su Game Boy. Sai che non lo so. Era uno di quelli compresi con l'abbonamento della Switch, dell'online della Switch. Non mi ricordo assolutamente quale sia. Cioè, ce l'ho qua sotto, quindi potrei guardare teoricamente, però. Io non so come fare perché qua non si passa. Veramente non ci passo e rischio di sprecare. So che anche là sotto è così. Mi sa che dobbiamo trovare un'altra strada. E poi ve l'avevo già preannunciato. Purtroppo tutto quanto in live questo gioco non lo porteremo. Anche perché, se vi ricordate, il discorso che avevo fatto. È molto possibile, secondo me, che il 25 di febbraio From Software dica qualcosa relativo al DLC di Elden Ring. E chi mi conosce sa che nel momento in cui verrà annunciato qualcosa, può succedere qualsiasi cosa, ma noi ci precipitiamo nel DLC di Elden Ring.
È un peccato, però, come dire, se vi voglio portare anche un po' di cose diverse tra loro, è una scelta che va fatta. Anche perché Prince of Persia, se non vado errata, ci mancano 15 missioni principali per finirlo, però comunque è bello impegnativo. Io però a questo punto non so dove andare perché lì è bloccato. E di là non ho aperto. Non so se possiamo trovare un'altra strada. Qua purtroppo io l'ho aperto nell'altra partita, ma non è rimasto qua. Cioè nell'altra partita, nell'altro piccolo, vogliamo chiamare così. Questa cosa un po' mi infastidisce perché quando gli ostacoli ambientali li togli, spereresti che rimanessero tolti, non so bene come dire. Ma vediamo se magari possiamo fare qualcosa nell'altra parte. Per certi giochi ci sta a fare delle one shot e giocarle solo per qualche live. Purtroppo è una scelta che a malincuore ho dovuto fare per un po' di giochi perché altrimenti veramente se ne portavano veramente troppo pochi. E allora no, su non ci possiamo andare, quindi una volta che si scende, sti cazzi. Possiamo provare ad andare di qua. E non mi ricordo cosa ci sia. Niente, si va su, quindi nulla. Ma il problema è se dessero un attimo più di indicazioni su quella zona lì nella quale non si può passare, che non si capisce niente. Cioè io non avrei problemi. Però veramente non capisci come fare a passare, perché ci sono quelle specie di... Come si dice? Tra l'altro non si rigenerano i nemici. Se avete visto, io ho salvato, ma non si rigenerano i nemici. Cosa che invece mi aspettavo. Gli effect sound che hanno un senso. Che vi ricorderete di quanto ho criticato alcuni degli effect sound di Coso, di Peppino. Riprova, io rifaccio il giro, vado in basso per vedere se c'è qualcosa. Allora, di qua niente, andiamo giù di qua. Ma qua se non sbaglio, esatto, c'erano le bilance. Le moschine che non si fanno beccare. Mi fa moschina. Ehi, moschina. Posso... grazie. No, qua bisogna veramente toccare e poi andare subito su. Allora, non è un platforming che effettivamente mi dispiace questo. Mi piace. Nada. Di qua non si passa. Mi chiedo anche lasciando non si possa e rimango proprio incastrata, cioè qua sono incastrata io. La zona è off limits. Però è l'unica via per andare giù. Non so.
Oh, magari mi sono persa qualche parete luminosa. Magari me la sono persa. Che ci conduca altrove. Oppure qualche personaggio, semplicemente, con il quale parlare. E no. Qua abbiamo detto che non si va. Non ha un nome il protagonista. Allora, la protagonista ha un nome. C'è sul sito ufficiale del gioco, ma in questo momento non mi ricordo. La sono andata a guardare, ma non mi ricordo. Possiamo andarla a cercare intanto che meditiamo sulla strada da prendere. Faccio il save. Però oltre sta cosa non ci possiamo andare. Andiamo giù di qua. Però non c'è niente. Cioè, io faccio il giro, per vedere se magari sbuca fuori la pazzoide. Come è andato? Si è buggato dentro di lui. Va bene. Comunque c'è da dire che è un culto dello spazio di per sé inquietante. Ma è abbastanza inquietantino come concetto, cioè quello a cui ruota attorno il gioco, se ci pensi. Però è, come dire, è tutto un po' smorzato da tutti sti colori, queste cose. No, qua è chiuso. Boh, io ripeto, provo a fare il giro, ma non so bene come usciremo da quella zona lì. Non so se c'è un'abilità magari che possiamo sbloccare che ci fa andare avanti. O forse devo piantare delle cose. OG? Io l'ho visto quando sono andata a cercare le informazioni per il reel che ho fatto, ma poi a parte quella, zero. No, qua non si può tornare su. Non è che abbiamo tante alternative. Continuare a fare indietro finché è. Io non vedo delle altre pareti luminose da rompere. Stupida. Non ci avevo pensato che l'albero effettivamente poteva salirci sopra. L'albero è solido. Problema risolto, direi. Oddio! Oh santo cielo! Vi prego! Ma datemene ancora! Beh, problema risolto direi a sto punto. Hai ragione, King, dovrei bere. Dovrei assolutamente bere. A me piacciono un sacco dai funghi, i funghetti di Hollow Knight, veramente mi fanno impazzire. Abbiamo trovato. Abbiamo trovato. Non ci avevo ragionato sul fatto che effettivamente l'albero poteva essere usato. Ed è per quello che te lo fanno piantare nel ciclo prima. Ha senso. Ha perfettamente senso. Perché diversamente non sarebbe abbastanza, come si dice, alto per farti... Oddio. Allora, questa estetica che è resembling molto le cellule mi piace tantissimo. Mentre dormi, il micelio può attaccarsi a un ricordo della corteccia
e permettere di persistere nel corso dei loop. Durante la fase rigenerativa, il micelio mnemonico crea un'appendice al tunnel principale che conduce agli assoni danneggiati. Allora, in realtà qui c'è de della roba che è vera, perché gli assoni sono un pezzo dei neuroni, che sono le cellule che costituiscono, alcune delle cellule che costituiscono il cervello, sostanzialmente. Rivestite una schiuma mnemonica derivante, sono la parte più allungata, diciamo. Se voi memorizzate, avete in mente un neurone fatto come una specie di alberino, ok? Il tronco è l'assone. Rivestite una schiuma mnemonica derivante dall'irregolarità della proteina mielinica, che tra l'altro è vera anche questa. Perché gli assoni effettivamente sono rivestiti da questa proteina che si chiama mielina. Dio mio! L'appendice rilascia una nuvola di nanoparticelle che penetra nell'ippocampo, che è una zona del cervello. Attraverso il velo della percezione le voci corrono cieche. Dio mio! Quindi questo oggetto, se noi lo usiamo... Dove è andato? Ah no, cioè, è una parte integrante, un blocca ricordi. Non è che lo dobbiamo usare. Oh, salve Shebangs, ma dov'era? Dov'era? Cacci fuori i punti. Questo qui ci servirà. Ci servirà per ricordarci delle nostre abilità. Perfetto, e se questo non è un capolavoro di, come si dice, di level design, non so che cosa cos'è. Mi scusi, signorina Lisa, ma la settimana scorsa c'era Sanremo. Non va bene. Va bene. Voilà, e siamo a metà della sfida della community. Perfetto, 51.930. Perfetto. Allora, corteccia, vediamo cosa possiamo fare. Io avevo fatto questo e questo. Però non so se il micelio ne blocca una o ne blocca più di una. Mangiamo questi occhietti. Questo lo possiamo fare, questo lo possiamo fare. Avvicinati furtivamente al nemico. Io vorrei fare questi. Siamo al 50%, dai, e così presto vedrò finalmente Lisa soffrire. La cera calda nelle orecchie è più umano che ascoltare Sanremo. E la Madonna. Spero di esserci giovedì, ma sì, Shebangs, assolutamente. Io ormai non riesco più a sentire la canzone della Mannoia. Io vi giuro, non ho sentito niente praticamente, a parte la canzone della Sed. La canzone della Sed mi è rimasta in testa e quella mi piace. Lisa, che cazzo dici? Bloccare le memorie nella corteccia. Il micelio mnemonico può essere utilizzato per fissare un ricordo. Può essere rimosso e riapplicato liberamente. Quindi può essere usato. No, non voglio vedere quello. Questo magari. Quindi il prossimo ciclo. Ho seguito Sanremo sul canale della signora Fletcher. È stata un'esperienza. C'era anche Shebangs. Bravi, bravi, avete fatto bene. Io invece non l'ho praticamente seguito, solo ho sentito cose così. No, io seguivo solo Annalise, la canzone nemmeno me la ricordo. E a me fa ridere perché tutte le volte dicono Marta che assomiglia ad Annalisa. Ok. Quindi se ne trovassimo altri di miceli sarebbe perfetto. Tra l'altro l'ho vista come era vestita, aveva un vestito bellissimo.
L'apice di Sanremo è stato John Travolta che balla, ma secondo me no, non proprio, però va bene, sono gusti. Oh, che è sta musichina? Ingranaggi. Non si può andare avanti. Ok. Annalisa e Marta sono simili. Sì, però oddio, non sono uguali. Giardino di... Oh, giardino di Gardner! Ciao! Molto sexy, mi sarei fatto... Ma allora, si bangs! Avevo un vestito molto bello. Al di là di quello che hanno notato tutti, che erano le autoreggenti, solo quello ha notato la gente. Il vestito era bello. Ciao! Volevo fare... Screen. Sì, con calma, shebangs. Musaca. Multicolore è un frutto a grappolo di tipo pepo. Pepo. Ricca di folati e potassio. Ma questa è roba vera. Questa era roba vera. È roba vera. È un lontano parente della bamnana, frutto più importante dal punto di vista pomologico. Rannicchiato in una mezzaluna dai colori tenui. Io me le rubo tutte. Posso rubarle, Gardener? Benvenuta a me. Ah, sono sua amica. Adesso. Sono felice che la tua strada ti abbia condotto nel mio giardino. L'albero di Gardener è davvero magnifico. Devi assolutamente assaggiare un frutto così delizioso. Lo farò. Prendi questo seme, amica mia. Forse un giorno lo trasformerai in un bellissimo albero. Ah, yes. Oh, mi ha dato un altro albero! Di origine umbriana, il seme di Yod-Yogg è uno dei ritrovamenti più singolari del sarcofago. Molto probabilmente è stato portato sulla stazione da un accolito della causa degli sciamani o da qualche altro curioso viaggiatore interstellare. Yod-Yogg è lontano da casa, povero. La Deep Lore. Allora, io mi rubo tutti i fruttini. Li posso prendere ovviamente perché non li posso prendere tutti, non ci arrivo. Volevo fare uno screen. Ma piccola domanda. La posso togliere la wood? Ma perché? Perché? Ci vorrebbe un'altra da poter usare in qualsiasi chat. Perché cosa? Ci bangs. Se mi dite perché cosa, provo a ragionarci. Ok, vediamo dove siamo. Io vorrei capire cosa sono quelle cose lì in terra, con le quali non posso interagire, non posso fare niente. Le moschine. Dammi tutto. Allora, presumo un attacco da impatto al suolo. Sì, ci vorrà qualcosa del genere, però io vorrei capire. Scusate un attimo, torniamo un attimo dal mio guscetto. E voglio capire. Cosa posso mangiare? Vabbè che, ripeto, cioè l'unica cosa che mi terrà bloccata è questa. Perché io l'ho bloccata. Il resto... Ah, il musaka ne dà un sacco. Leggi su, Lisa. Non conosci il meme di Capodanno di Amadeus? Il meme di Capodanno? No. Mi sa di no. Infatti per questa cosa Marta mi prende in giro. Perché dice che sono una boomer. Che non conosco i meme di... I meme di...
come si chiama? Il TikTok, tipo. Non sono young. Praticamente a Capodanno Annalisa stava cantando, si sono dimenticati del conto alla rovescia. Amadeus è entrato urlando: "Vieni Annalisa, vieni", e le hanno interrotto l'audio mentre cantava "Che cosa vuoi". Dio santo! Ma non lo sapevo sta cosa. Non la sapevo, la ignoravo proprio. No, comunque sì, per il gruppo Telegram. Che se quelli della chat non ci sono ancora dentro, ma non credo, vi invito a entrarci. Cosa state facendo perché siete ancora fuori? Per il gruppo Telegram, Marta è canonicamente Annalisa. E la signora Fletcher sa fare l'imitazione perfettamente. Ah, davvero? Di Amadeus? Di Amadeus, immagino, non di Annalisa. Un altro seme. Wow, che bello! Pianta, ma sì, perché no? Ho capito! Ho capito! Solo che adesso non sarà grande abbastanza. Il prossimo C, il Kakyoin, eccolo qua. Oh, oddio, forse sì. Porca troia. Aspettate, fatemi guardare sta cosa. Perché secondo me qui. Dove c'è il... Posso piantare qualcosa, oppure non so come dire, posso fare qualcosa che unisca sta parte a quella sopra anche. Non lo so. Marta, nome in codice. No, no, le sue amiche l'hanno chiamata Annalona. Annalona. Non so perché poi Annalona. Ma è venuta fuori questa cosa l'altra sera. Dobbiamo istruirla noi a questa. Ma sì, ma voi raccontatemi i meme, che io non li conosco tutti. Purtroppo la mia cultura memica è aumentata solo grazie a Marta. Ah, fanculo, volevate bloccarmi, piante di merda. Monster della minchia. Non è vero? Per carità, sono bellissime. Oddio, c'è un'altra creatura lassù. Un creaturo. Ah, ma qua non... Ok. Una statua che non sappiamo cosa sia. Annalona si sì, mi ha fatto spaccare quando me l'hanno detto. Ho detto sì. Signori, siamo in terre inesplorate. Io mi sono fatta male in bocca, mi fa un male a parlare. Aia, aia. Allora ti giro su Telegram il video del ritornello della canzone della Mannoia. Cerca di capire cosa dice. Ok. E tra l'altro non ho capito perché l'hanno criticata la Mannoia, o sbaglio io, sono io che mi sono inventata qualcosa. Ok. E io non so se spendere i miei punti, onestamente, per cose che perderò. I don't know. Chomp, chomp, chomp. No, nom, 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 nom. Colpo di grazia. L'hanno memata appunto per questo la Mannoia. Ah, ok. Beh, per come la vedo io è comunque un investimento utile. Sì, ma se non riesco a sbloccare niente e mangio e basta, praticamente non mi curo. Poi non riesco a capire perché non riesca, effettivamente. Sì, mangiamo. Tesseract in aria, un doppio calcio rapido con immobilizzazione. Si esegue. Allora, adesso posso sbloccare un sacco di roba. Calcio dall'alto oppure questo. Oltrepassi i tuoi nemici premendo su X mentre scivoli. Colpo di grazia. Questo non è. Ma sono del mestiere questi. Attacco oltre i vostri nemici.
Calcio dall'alto, dai. Piace di più. Posso sbloccare ancora qualcosa? No. Via. Fuori dalle palle. Io tenete conto che non so dove sto andando, eh. Cioè, sto seguendo veramente il flow. Prossimo anno si fa live tutti assieme, addirittura. Oh, quest'anno ero con Marta e mia sorella, cioè. Salve di nuovo. Gardner di solito non si allontana dal suo giardino. E che fai qui allora? Ma ci sono così tante aree bizzarre e meravigliose qua attorno. Buonasera Gianfranco, ciao. Io ho visto tutti i meme di cui state parlando e sono già nel lato oscuro. Avete visto Sanremo? No, io onestamente non l'ho seguito. Buonanotte, Tommy, grazie per essere passato, grazie mille. Sei incappato in uno di quegli ammassi di ingranaggi. Sembra complessa, ma tutti quei componenti la rendono fragile. Scommetto che qualsiasi pianta potrebbe infrangere questa barriera in pochi istanti. Lo devo lanciare? Mushish, Dio mio. Spero che la gente che è in chat in questo momento abbia presente il manga barra anime Mushishi. Che parla praticamente di questo. Non saprei come chiamarlo. Che no, è fantastico, è uno dei miei anime manga preferiti. Sì, ho bevuto, sì, Benz. Non mi fanno bere come mi fai bere te, ma ho bevuto. Praticamente racconta di questo tizio che va ad aiutare le persone che hanno dei problemi causati dalla presenza di queste creature che si chiamano Mushi, in realtà, che hanno diverse forme, si manifestano in diverse maniere. Fate conto che sono tipo degli non degli spiriti, come li potremmo descrivere, Zua-chan? Grazie, Shiver. Ma insomma, se manco io qui non si lavora male, ma vedi che la tua presenza è fondamentale. Allora. Sembrano tipo delle creature, anche delle alghe, si manifestano in diversa maniera. Io vi consiglio di guardarlo. Sta roba spero che sia una citazione, perché è veramente. Si trasforma in un tappeto di alghe che prospera sulla maggior parte delle superfici, produce frutti a grappolo con un'elevata concentrazione di sostanze nutritive. Se tagliata a metà, la sua struttura esposta emana una secrezione lattiginosa estremamente luminosa. Infatti Mushi, nel manga anime omonimo, Mushishi, sono luminosi. Però se non sbaglio, li può vedere solamente il protagonista. Le persone non li vedono, cioè soffrono magari per la loro presenza, ma non li vedono le persone normali, li vede solo lui e sa come fare per toglierli dai piedi. Non sono come lucciole, in realtà si manifestano in diversa maniera, alcuni hanno dei tentacoli, sembrano delle. Alcuni tipo delle alghe, altri delle specie di. Non saprei come descriverli. Insetti, altri invertebrati particolari. Cioè, andatelo a cercare. È un po' vecchiotto, mi sembra, ma vale molto la pena di guardarlo. Salta indietro, premi su e X. Come fa? Ah, aspetta, non lo dovevo prendere. Lo devo sbattere giù, aspetta, come faccio? Esatto, anche nell'anime si manifestano con queste forme tentacolari strane.
La nostra piccola pianta non ha un sistema di radici sufficiente a sostenere una crescita maggiore in questo momento. La Wii è pessima se prendi degli allucinogeni mentre giochi. Ma non ho dubbio che dopo qualche tempo assorbirà più sostanze nutritive dal suolo. Dovremmo solo aspettare qualche mese o poco più. Ok, quindi lui ci dà. Oddio! Quindi lui ci dà un hint sul fatto che questa pianta potrebbe aiutarci nel platforming. Bacca di mushi. Ok, la prendiamo. Yam ya, eccolo mio fratello Demiurgo. Eccolo. Allora, giù non ci possiamo andare. Comunque. Abbiamo scoperto come fare a toglierci gli orologi, gli ingranaggi di torno. Che strano veramente sto gioco. Allora, aspetta. Vediamo cosa c'è qua. Veramente mi fa un male a parlare la lingua. Mi immagino di giocare questo gioco dopo aver fatto serata e sei ubriaco. E ci sarebbe da provare per la scienza. Solo che il mio fegato non è più quello di una volta. Aia! Lisa, mi sono ricordata una cosa. Come monti video su Instagram? Con cosa monti video? Allora, li monto con Vegas, anche se in realtà per i sottotitoli ho usato CapCut perché li fa in automatico, che Sony Vegas non li fa. Sto imparando a usare, come si chiama? Premiere. Allora, ho già risposto a un altro ragazzo. Fughiamo i dubbi, ok? Allora, io non posso fare delle registrazioni di me stessa con un frame rate superiore perché la webcam che sto usando in questo momento, che è una reflex, fa le registrazioni a 30 fps. Fine. Cioè, è per quello che rispetto al video. Ok, sembra che vada a scatti perché le acquisizioni, le altre sono a 60. Ho provato a renderizzare tutto quanto a 30, ma fanno cagare dopo le acquisizioni video. Il mio cellulare le fa peggio. Il mio cellulare le fa peggio. Marta l'altro giorno voleva prestarmi il suo, che è l'iPhone, e stavo ponderando di farle anche con esatto, regalatemene una nuova oppure un nuovo cellulare. Io adesso mi dovrei comprare un nuovo telefono, però ho un po' di spese in ballo, non so bene quando. Appena trovo una soluzione migliore, chiaramente la scelgo. Comunque, a questa cosa ho già risposto a un altro ragazzo che mi ha scritto, mi ha consigliato due o tre cose. Purtroppo io attualmente, anche se metto cioè non posso cambiare l'impostazione della Reflex. Lui purtroppo fa i video full HD a 30 fps. E lì, anche se io me le metto a 60, non è che cambiano. E questo è. Purtroppo questo è. Mi dispiace, spero che però la resa non faccia così cagare. A me non sembra che faccia così cagare. Se vai a 720, non lo so, ma la questione è questa, che mi dispiace fare delle acquisizioni video poi in 720, che vengono male. Ok? Cioè, mi dispiace quello. Purtroppo, allora. Col fatto che Marta è videomaker e grafica, lei me li dà dei consigli. Lei mi ha anche spiegato questa cosa, ha detto non ci puoi fare niente. Cioè, l'alternativa sarebbe montare tutto quanto a 30, cioè fare le registrazioni a 30 invece che a 60. Oddio, non lo so, perché comunque lo vedi sul cellulare.
Però se lo carico su YouTube fa cagare comunque dopo, perché io comunque li ricarico anche su YouTube quelli lì, sempre in formato verticale, però li ricarico anche su YouTube. E quando sarà possibile fare delle registrazioni anche con la webcam? Adesso voi in live non lo vedete la differenza, probabilmente, perché la webcam è sempre molto piccola. E lì invece si vede di più, ok? Perché le registrazioni sono un pochino più grandi. Io spero comunque. Esatto, questo è un altro paio di maniche. Spero comunque che non mi facciano così cagare le registrazioni. Cioè, se facessero proprio schifo, non le avrei usate. Il problema, che io non ho capito effettivamente come aggirare questa cosa, è che la registrazione che io renderizzo, ok, il video che io carico su Instagram non è uguale a quello che vedete voi. Cioè, quello che vedete voi è peggio di quello che io carico e questa cosa non so come aggirarla effettivamente. Non so come aggirarla perché ho notato, specialmente l'ultimo, che si vede molto peggio quello caricato su Instagram, TikTok, quello che è, rispetto a quello che ho effettivamente renderizzato io e non riesco a capire perché. Questo onestamente non l'ho capito il motivo. Proverò a fare. Hai controllato l'impostazione? Sì, è carica qualità massima, quindi non dovrebbe rovinare nulla. Il fatto è che lo rovina lo stesso. E io non ho capito perché. Comunque, ripeto, penso che sia solo Instagram che fa una compressione. Sì, c'è l'opzione di caricamento, quella carica qualità massima. E io. È sempre di default in qualità massima. Purtroppo non ci posso fare niente. Comunque, datemi un feedback anche voi. Cioè, se vi sembra che facciano cagare. A me non sembra personalmente che facciano cagare, ok? È un pochino fastidioso che l'immagine mia vada un pochino a scatti. Cioè, a scatti si vede. Cioè. Però, insomma, spero che non sia così brutta da vedere, ok? Spero che non sia così brutta, non faccia così schifo. Volevo fare e mi ignorano. Girano sul gruppo, voglio vederlo domani. Che cosa? Qua non ci arrivo. Carica il video. Oddio santo. Ma secondo me anche se lo ricarico, adesso sono caduta, ciaone. Anche se lo ricarico da qualche parte, qua rimango bloccata. Spero di non rimanere bloccata lì. Anche se lo ricarico da qualche parte, la qualità non so per quale motivo si sfancula così. Telegram fa anche peggio di Instagram, ne sono sicuro. Allora, vorrei vedere se Telegram ha una compressione diversa. Si può vedere, però io non noto tutto questo basso. No, allora si vede un po', Luca. Si vede specialmente quando mi muovo. Se sto ferma, no. Ma se muovo le mani, cosa che poi io faccio molto, si vede. È come se no, non vanno a scatti. Però si vede che non è fluida l'immagine. Io lo noto nella testa. No, io l'ho visto nelle mani, onestamente. Non nella testa. Dovrebbe essere peso, dovrei mandarlo come file. Ma allora, se lo mando come file, potrebbe rimanere. Comunque vi ringrazio molto per i consigli. Se ho dei, come dire, se ho dei problemi di solito chiedo a Marta, però. Di solito è lei che mi dà di.
Non fa schifo il video comunque, poi è importante quello che dici. Allora, ovviamente mi dispiace, ripeto, perché se fosse il problema è che la ref che sto usando io non è nemmeno, cioè è comunque una reflex, quindi in HD le fa le registrazioni. Il problema è che non è una di quelle più recenti. E qual è il problema? Il problema è che quelle più recenti hanno proprio un software per interfacciarsi con il computer. E quindi questo ti permette anche di, come si dice, fare delle impostazioni, cioè modificare delle impostazioni. E con quella non lo posso fare perché non essendo recente, è una di quelle che non si interfaccia grazie a questo software. Quindi io per usarla, effettivamente, per usarla, ho dovuto fare dei magheggi che voi non avete idea per usarla come webcam. Perché normalmente io non l'avrei potuto usare questa. Quindi già è tanto che funzioni così. No, 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 per questa qui no, per questo modello non c'è. Infatti io all'inizio, chi mi seguiva proprio all'inizio si ricorda che io usavo una webcam che faceva cagare, cioè, ce l'ho ancora, però è decisamente, la qualità è decisamente inferiore rispetto a questa qui. Perché questa almeno in HD lo fa. Il problema è che io non posso modificare le impostazioni degli FPS. Non posso modificare l'impostazione degli FPS. Quella è l'unica cosa che non. Allora non credo cambi con il 1080. Secondo me no. Secondo me no. Te lo dico proprio perché non. Io in questo momento non sto usando il software per interfacciarmi con la macchina fotografica. Perché non posso. L'alternativa sarebbe o avere una di quelle, come si chiamano, le stream cam, quelle proprio fatte apposta, però lì bisogna investirci un attimo. Se prendi una Logitech 4K che così te la ritrovi per lo streaming che ti costa 10 volte meno del. Allora, se mi date anche voi dei consigli, perché io all'epoca, quando ho cominciato, mi sono proprio presa la cosa più, come dire, più easy possibile, perché non sapevo effettivamente quanto. Ma basta però, vattene a fanculo, ma chi sei? Mi sono presa la cosa più easy possibile. No, vabbè, il cellulare me lo dovrei prendere a prescindere. Quindi. Lisa, ciao, vi devo salutare e andare a nanna che domani so già che sarà una giornatina abbastanza infernale, lavorativamente parlando. Allora, io in questo momento in realtà volevo trovare un posto per salvare, non so se. Facciamo così, che torniamo indietro, perché voglio salvare e fermarmi anch'io. Buonanotte, Luca, grazie per essere passato, grazie tanto. E che vi stavo dicendo, quando ho cominciato ho preso la. Ah no, non posso tornare su. Ho preso la cosa più easy possibile perché, ripeto, non sapevo quanto sarebbe durata questa cosa. Poi alla fine invece è durata un po'. E adesso io stavo valutando sia di prendere la webcam fatta un po' meglio. Oppure in alternativa usare un telefono, che il telefono me lo devo prendere a prescindere. Oh, grazie, grazie, perfetto. Il telefono me lo devo prendere a prescindere, quindi quello. Esula da questo aspetto. La webcam perché mi faceva piacere, onestamente. Anche se effettivamente questa per quello che devo fare adesso va benissimo. Il problema. Sono i reel video, queste cose qui. Ecco. Allora, io onestamente quasi quasi
Prima al telefono, altrimenti. Sì, no, voi non avete idea di cosa sto sopportando io in questo momento. È perché, come dire, ho acquisti più impellenti in questo momento da fare e quindi non sto portando pazienza, ma voi non avete idea di cosa sto sopportando col telefono che ho attualmente. Dio Cristo, scusatemi, la bestemmia, molto così. Però davvero. Mi sembra di essere ritornata quando giocavo sul portatile con la roba che si bloccava, andava a 2 FPS. E allora se chiudi altri 2 minuti rimango. Sì, pensavo di chiudere adesso. Tanto trovate il punto in cui salvare. Allora, come dicevo prima, non penso che Ultros lo porterò interamente in live, perché come vi avevo già spiegato altre volte, non riuscirei poi a gestire forse le prossime uscite che ci saranno, perché io mi aspetto molto che il 25 di febbraio From Software dica qualcosa del DLC di Elden Ring, non lo sappiamo, però io me lo aspetto un pochino. No, oddio, non siamo a questi livelli, Orbi, cioè che ci mette a caricare una pagina internet 3 anni, però effettivamente, cioè, i suoi tempi ce li mette per le cose e io sto cominciando a scocciarmi. E anche molto. Anche perché questa cosa è cominciata. È stata un'escalation che nel giro di poche settimane, vi giuro, io non mi ricordo quando è che ha cominciato a far così. Forse da quando mi è caduto. Forse è stato quello. Hai troppa pazienza, io avrei già. No, io ogni tanto. Se mi vuoi mandare un link, Shebangs, mandamelo in privato su Telegram. Io non mi ricordo esattamente quando ha cominciato a far così, comunque. E ci sono dei giorni che mi viene voglia proprio di lanciarlo. Dicevo, Ultros magari ci saranno degli altri momenti in cui lo porterò in live. Magari così, per portarlo, per farvelo rivedere di nuovo. Però la run integralmente non la porterò sul canale per i motivi che ho già detto. Allora, mi raccomando, domani Pokémon, ok? Con Orbi e Carlo, che è un po' che non giochiamo, quindi vi aspetto. E mi raccomando, due volte, giovedì sera dalle 9:30 da Ualone. Giovedì dovete esserci assolutamente, ok? Dovete esserci assolutamente perché è una cosa molto importante per me, perché è la prima volta che vado, diciamo, ospite in un canale grande. E dalle 9:30 alle 11:30, se non sbaglio. È la prima volta che vado ospite in un canale grande, tra l'altro si parlerà di un argomento che è molto importante, ovvero, diciamo, parlerò di quella che è stata la mia esperienza come gamer, come content creator, come insomma streamer su Twitch da quando ho cominciato, ma anche di quella che è la mia esperienza, proprio di quella che è stata la mia esperienza come gamer a tutto tondo proprio. E se sarà come le altre live, sarà una live veramente molto, molto divertente, molto anche interessante. E l'altra ospite è la ragazza che è passata prima, non so se sia ancora in chat, che su Twitch la trovate come Aku Hana, su Instagram invece come Angelique Luongo, mi sembra. Angelica Luongo, sono cercata Angelica Luongo su Instagram. Ma nessuno più forte come te, cheat. Quindi mi farebbe molto piacere se partecipaste in tanti. Ha un bel format, ho visto le live precedenti, per cui secondo me spaccherai. Lo spero anch'io, spero anch'io. Sono un po' in ansia in realtà, perché devo
diciamo che qui sul canale alcune cose che probabilmente dirò perché mi verranno chieste giovedì, le ho solo accennate, ma in particolare si parlerà di... Vi parlerò, immagino, di un aspetto che mi ha fatto anche molto soffrire nella mia, come si può dire, nella mia esperienza di gamer, e quindi essendo una cosa, diciamo, importante per me, che condividerò anche con gli altri, mi farebbe piacere se ci foste anche voi. Con striscione intendo quello con le scritte, non quelle che si tirano. Va bene. Mi raccomando, domani sera, mi raccomando, giovedì sera. Io per stasera vi saluto. Chi ci sarà domenica al Nerd Show di Bologna mi troverà lì a girellare. Quindi lo sapete, ve lo ripeto. Do la buonanotte a tutti e alla prossima. Ciao a tutti. Ti è piaciuto questo video? Se sì, fammelo sapere nei commenti, oppure iscrivendoti al mio canale. Corri a seguirmi anche sugli altri social per non perderti le mie prossime attività. Se vuoi, puoi anche supportarmi attraverso Ko-fi, la piattaforma dedicata ai creator di tutto il mondo. Alla prossima!